Buongiorno a tutti, quest'oggi parliamo degli incidenti sul lavoro, è una vera strage. L'ultimo è questo operaio che è morto a Bologna, nei pressi di Bologna, sulla linea ferroviaria. Un altro delle tante vittime, è una strage, sono tre al giorno in media, che ormai però continua da 20 anni. I responsabili sono tanti. Forse la cosa più importante è la formazione alla sicurezza, perché il tema è certamente collegato ai governi di destra e di sinistra che non hanno fatto praticamente niente, è collegato alle imprese, ma è collegato anche ai lavoratori che devono essere informati dei livelli di sicurezza. Poi ci sono i sindacati, quelli concertativi sono quelli molto responsabili, più responsabili, sono quelli che parlano della difesa dei lavoratori, ma in realtà non la fanno, non la praticano. Il sindacato concertativo oggi sostanzialmente serve solo ai sindacalisti, nulla di più. Ma dicevo della formazione, perché è un tema fondamentale che dovrebbe addirittura arrivare nella scuola elementare, nella scuola media, nella scuola primaria. Noi dobbiamo spiegare, informare, istruire le nuove generazioni sui rischi che ci sono nella vita quotidiana. Molti degli incidenti domestici sono mortali e quindi questo servirebbe anche per la vita quotidiana, ma principalmente sui luoghi di lavoro, quindi dobbiamo spiegare l'importanza dello stare dentro le norme, perché se una scala non deve essere più alta di una certa altezza c'è un motivo, se una scala deve essere doppia c'è un altro motivo, se c'è un fuoco immediato, improvviso, bisogna capire da quale fonte arriva, se è una fonte elettrica non bisogna buttare l'acqua. Sono tante adesso informazioni che vanno date in maniera semplice, forse anche banale, già da quando si è bambini. Quindi servirebbe un grande lavoro di formazione. Una volta nella scuola c'era l'educazione civica, no? È stata levata, ma servirebbe un'educazione alla sicurezza nei luoghi di lavoro e anche alla sicurezza nella vita quotidiana. Credo che questa sarebbe una grande innovazione che consentirebbe probabilmente di ridurre drasticamente gli infortuni sul lavoro. Poi servono chiaramente i controlli, devono essere controlli seri, non pilotati, controlli non che si fanno dopo che è arrivata la telefonata, perché molte volte capita così. Bisogna assumere delle persone per fare questi controlli. Bisogna dare fiducia al mondo imprenditoriale, ma anche avere delle regole certe. E poi c'è la dinamica dell'appalto e del subappalto. Quest'idea delle gare dove si riducono i costi e poi alla fine, per stare dentro la gara, i costi sono praticamente inesistenti e alla fine non si capisce chi ci guadagna, non si capisce. Sono quelle cose che consentono poi di far lavorare degli schiavi praticamente, con bassissimi salari, nessun diritto e anche un rischio per il lavoro molto, molto elevato. Il problema è che i governi di destra non fanno nulla, i governi di sinistra non fanno nulla, si celebra ogni tanto quando ci sono le stragi più efferate, 5 persone, 4 persone. Quei ragazzi che sono morti sulla ferrovia in Piemonte, ricorderete, allora lì si scapicollano tutti, i vari presidenti della Camera, del Senato, vengono tutti a fare, come dire, il piagnisteo, ma poi non cambia nulla. È una strage, sono 3 morti al giorno di media ormai da 20 anni. La cosa che mi fa più arrabbiare è quando i sindacati, forse a me per la mia provenienza, la CGIL, parlano di queste vicende sapendo di mentire, perché non è stato fatto nulla per il lavoro, per la sicurezza sul lavoro. Ripeto, i responsabili sono molti, le cose da fare sono subito
regole su appalti e subappalti, formazione nelle scuole per le nuove generazioni e formazione anche poi per i formatori, che devono essere quelli che nei luoghi di lavoro spiegano che lavorare è anche un rischio e non si può andare a lavorare, non tornare più a casa dalla propria famiglia per un errore o addirittura per una mancanza. Grazie e buona giornata.